Nel precedente capitolo della Limberfede si è trattato in particolare della droga, secondo la visione di Sant'Umberto da Monziglia. E lui, nell'Ospite Inquietante, quel capolavoro di plagi, imposture, che ha scritto riguardo alla televisione, che è un sostituto della scuola, e quindi quando si va in televisione bisogna essere analitici, determinati, precisi, scientifici addirittura, anche filosofici, insomma, come lui forse. Comunque bisogna essere determinati, precisi e specifici, scientifici, quindi parlare con cognizione di causa e non dire delle baggianate, perché ovviamente facendo funzione di scuola, la televisione, bisogna essere precisi e diffondere cultura. Perché altrimenti poi, come dice lui nel libro, l'ignoranza non ha mai salvato nessuno, e innanzitutto i giovani rispetto alla droga, la loro ignoranza, e la loro diffusione, eccetera, eccetera. In effetti qual è qui il discorso? E lui dice, in questa fattispecie, che la televisione è un sostituto della scuola, quindi è qualcosa di importante. Ovviamente noi abbiamo avuto dimostrazione, prova tangibile, che lui poi, insomma, è andato in televisione a delle castronerie allucinanti. Cioè è stato tutt'altro che scientifico, determinato e neanche filosofico. Possiamo dire che è stato ciarlosofico. Per cui questo aspetto qua del suo comportamento contraddittorio, perché di fatto lui va predicando che la ragione aiuta a discernere il vero dal falso, anche se non dice la verità secondo lui. Comunque un discorso vero è un discorso che non si contraddice, è questo che dice lui, che va predicando e per i festival, mentre lui abbiamo visto che ha scritto che la televisione è un sostituto della scuola, bisogna parlare con funzioni di causa, eccetera, eccetera, lui poi ha fatto il contrario, ha detto, praticamente si è contraddetto, per cui si è smentito, come a dire che quello che ha scritto, cioè, non è vero, è falso. Dunque, mentre Sant'Umberto nel 2007 ha scritto in quel libro che è L'Ospite Inquietante, che la televisione, Paveci, è sostituto della scuola, quindi è una cosa importante, tuttavia nel 2009 è andato al teatro della Busacca, in Taviano, Lecce, e lì ha cambiato idea, si è ravveduto, perché rispetto alla televisione ha usato toni piuttosto sprezzanti, impietosi. Il motivo dell'ilarità è un motivo molto frequente nella filosofia. Quando muore Talete, perché guardando le stelle cade in un pozzo, suscita l'ilarità di una servetta trace. Si ride sempre dalla filosofia, perché il senso comune ride sempre dalla problematizzazione dei problemi. Il senso comune non fa che ridere. In televisione si ride sempre, perché è il luogo eminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive. È quasi obbligatorio ridere. È l'antifilosofia per eccellenza. Dunque, il sebbene Sant'Umberto lamentò che si ride sempre delle filosofie. Dappertutto, in televisione, per le strade, insomma, nei teatri, la filosofia è diventata una barzelletta, quindi si ride sempre secondo lui. E quindi anche il senso comune, se la ride pure della filosofia sua, chissà, insomma, lui cosa pone come questione? Che la filosofia dovrebbe problematizzare i problemi, insomma, un po' bisticcio di parole, problematizzare i problemi. E quindi siccome il senso comune non è adusa a problematizzare i problemi, un gioco di scioglilingua, vabbè, comunque, e quindi, insomma, piuttosto che magari impegnarsi come fa lui nella sua cella monacale, che si spreme le meningi, dove cercherà un po' delle soluzioni, su come eventualmente allascare questa tensione che attorciglia l'anima del bel paese, il senso comune invece se la ride, se la spassa. Si prende gioco anche dei filosofi, di questa persona alla Galimberti, impegnati in questa enorme fatica, no, di trovare soluzioni a questi problemi che problematizzano la nostra condizione in cui ci troviamo. E il senso comune se la ride, e lui ovviamente ci patisce, poverino, e dice... Il senso comune non fa che ridere. In televisione si ride sempre, perché è il luogo eminente del senso comune. La televisione è il luogo del senso comune, non è più come prima, come due anni prima, né chissà quando, non è più il sostituto della scuola, ma... In televisione si ride sempre, perché è il luogo eminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive, è quasi obbligatorio ridere. Cioè, lui dice, non trovate mai in televisione un'immagine seria. Quindi, lui che va in televisione, cosa dobbiamo pensare, che non è un'immagine seria?
quando si sporge dal video a fare i suoi predicozzi, i suoi proclami, chissà, insomma, anche qui abbiamo una questione di una contraddizione, diciamo, non sappiamo mai se lui sta dicendo il vero e il falso, perché è un po' complicata questa situazione, un po' problematica, diciamo così, per stare nei problemi. Vabbè, comunque lui dice. Si ride sempre dalla filosofia perché il senso comune ride sempre dalla problematizzazione dei problemi. In televisione si ride sempre perché è il luogo imminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive, è quasi obbligatorio ridere. La televisione è obbligatorio ridere, insomma, se si ignazza dappertutto, come si vede un filosofo, subito si ride, c'è la televisione, dice lui. È l'antifilosofia per eccellenza. Perché in televisione. È il luogo dove non si pratica né il pensiero e tantomeno la dislocazione dal pensiero. Insomma, non si pratica, dice lui, né il pensiero e tantomeno la dislocazione del pensiero. Dislocazione del pensiero. Cosa è interessante questa cosa? In TV non si pratica la dislocazione del pensiero. E si ride sempre, però quando accorsero al Teatro della Busacca ad ascoltare questo dotto signore, ovviamente furono indotti a credere che San Umberto è un filosofo, un filosofo pensatore, che si tenga sempre lontano dal piccolo schermo, perché. In televisione si ride sempre perché è il luogo imminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive, è quasi obbligatorio ridere. È l'antifilosofia per eccellenza. Quindi la gente pensò che Galimberti in televisione non ci va mai, non ci va mai, non ci va, insomma, non, lui è troppo serio, quindi se ne stava intanato nella sua cella monacale a studiare, insomma, a vedere un po' come allascate, questa tensione, no? Questa morsa che stringe l'anima a torcicana nel bel paese. Quindi queste stranezze, questi salti, diciamo, logici o illogici, razionali, non si capisce bene, sapienziali, boh, non si sa. Comunque. Ora, lui dice nel 2007, ha detto nel 2007, che la televisione è un sostituto della scuola. Poi Ottaviano ha detto che la televisione. È l'antifilosofia per eccellenza. Per cui ha fatto credere che lui in televisione non c'è mai andato, non ci va, perché essendo una persona seria, uno studioso serio, non si va vale a esibire in quei contesti dove le immagini non sono mai serie. Ma il fatto sta che la storia, cioè i fatti tangibili, certificati, raccontano ben altre cose rispetto a Galimberti, a questo personaggio televisivo in effetti. Difatti lui, come ci racconta la Buon'anima di Beniamino Placido, critico televisivo, lui dice in un articolo, Caro Costanzo, apre una botola, è un articolo del 1989, quindi insomma. Dice il professor di filosofia Umberto Galimberti allo show di Maurizio Costanzo c'è stato 14 volte o 21, 28, ho perduto il conto. Cioè, già nel 1989, precedentemente, lui dice c'è stato un sacco, decine di volte, In televisione. ha perduto il conto addirittura. Quindi Galimberti andava lì a Costanzo Show. In televisione si ride sempre perché è il luogo imminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive, è quasi obbligatorio ridere. È l'antifilosofia per eccellenza. Calcava le tavole, sbraitava come si faceva lì allora, dicendo, ma come appuntò Placido, che Galimberti andava in televisione a parlare male della televisione, che insomma è una contraddizione. Ma diceva anche che l'Occidente ormai è al tramonto, la pubblicità insomma perde un po' dappertutto. E Placido dice, ma come vieni in televisione a parlare contro la pubblicità, contro la televisione e anche contro la pubblicità? In una trasmissione che periodicamente è interrotta da Costanzo con il suo sorrisino e col suo consiglio per gli acquisti. Placido dice di Galimberti che sono un ipocrita in effetti. No? Lo dipinge come un personaggio inautentico, ipocrita, insomma, che è un opportunista, quello che scrive questo articolo molto interessante del 1989. Poi quando lui Galimberti ha fatto il salto dalla Repubblica nel 95 è diventata una grande firma di Repubblica, Beniamino Placido non ha più scritto niente, anzi sono i giri della vita, i giri, parlavamo dei giri, si ricorda dei giri, ecco questi giri così, no? Però tuttavia allora lui insomma, lo criticò ferocemente, lo faceva passare per un ciarlatano in effetti. Insomma.